Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostrerò il calendario dell'avvento di Trendy Tap. L'ho aperto giorno per giorno e ve l'ho mostrato nel mio Instagram. Trovate giù nell'info box il link appunto del mio Instagram e vi lascio anche la playlist di Natale dove trovate tutti i vari spacchettamenti dei calendari di quest'anno e dello scorso anno. È vero che Natale è passata anche la Befana. Però volevo comunque mostrarvelo per darvi un po' un'idea di com'è questo calendario. Potete vedere anche quello dello scorso anno, perché l'avevo acquistato anche lo scorso anno. Il calendario in questione è appunto questo. Devo dire che mi è piaciuto sia quest'anno sia l'anno scorso. L'anno scorso c'erano più colorazioni sul rosso e anche alcuni accessori per la manicure. A questo giro invece ho trovato più colorazioni nude e nessun accessorio. Allora, parto, vi metterò anche delle foto per farvi vedere i prodotti un pochino più da vicino. I colori però sono un po' sfarzati rispetto alle foto, non sono riuscita a renderli veritieri abbastanza. Comunque, allora, parto dal mascara. Ed è il mascara extra volume, ancora non l'ho provato, è un mascara con setole in silicone, sembrerebbero anche abbastanza durette, però ancora non l'ho provato, non so cosa dirvi. Devo dire che questi prodotti ancora non ho provato niente se non il rossetto che indosso, perché per via appunto di queste zone rosse che avevano messo non sono mai uscita, quindi non mi sono mai truccata. Comunque, il mascara, che è un prodotto che mi fa sempre piacere ricevere. Poi ho trovato due rossetti, uno matte e uno shine. Anche lo scorso anno ne ho trovato uno matte e uno shine. Allora, quello matte dell'anno scorso era rosso, un bellissimo rosso. Questo di quest'anno è il 090 ed è quello che indosso in questo momento. È un colore molto molto bello. Anche questo mi piace tanto, mi piace anche il fatto che sia matte. L'altro shine invece non lo swatcho, non l'ho swatchato, lo metterò in un giveaway perché per me già guardandolo così è troppo troppo chiaro e quindi niente, lo metto in un giveaway da dare poi a voi. Non so quando uscirà il giveaway perché in questo momento non ho la possibilità di spendere soldi in spese di spedizione eccetera, quindi non so quando, ma prima o poi verrà fuori il giveaway e ci sarà anche questo rossetto. Ho trovato poi due lucidalabbra. Allora, uno è questo qua, nude. Anche questo lo metterò nel giveaway perché è un colore che non credo mi stia bene. Questo non l'ho neanche aperto, quindi però a vederlo così dalla confezione non credo che mi stia bene, quindi anche questo lo darò a voi. Sembrerebbe un marroncino. L'altro lip gloss è Shine ed è il numero 130. Eccolo qua. Questo devo dire che è leggermente appiccicoso, si vede proprio anche da quando si toglie dalla confezione perché fa i filini e il pennellino è proprio un pennellino, cioè non è una spugnetta ma sono setoline, quindi l'applicatore non è comodissimo, ecco, comunque un prodotto comunque apprezzato. Poi ho trovato due prodotti in due caselline diverse, ma in realtà sono due prodotti che vanno insieme e sono il lipstick bronzing e la matita 020, tutte e due. Non sono ancora sicura che se mi stanno bene o no questi colori così caldi e appunto bronzati, metallici. Però siccome l'ho già swatchato, lo proverò sulle labbra. Se non mi dovesse star bene, casomai lo regalo a qualche mia amica e non a voi, ovviamente, perché sono prodotti comunque già swatchati. Ora qua c'è Olivia che di sicuro mi butterà in terra la qualunque. Ho trovato poi un ombretto in penna Ultra Smokey, un ombretto molto molto bello, la colorazione è 030 e abbiamo appunto da una parte il matitone e dall'altra abbiamo lo sfumino. La colorazione è veramente bella, mi piace molto, non so se mi sta bene o no, ma comunque mi piace molto la colorazione. E mi piacciono molto anche gli ombretti fatti così a matitone perché io non utilizzo quasi mai pennelli, utilizzo quasi sempre le dita per mettere l'ombretto e quindi col matitone faccio prima. Poi
Poi ho trovato anche l'Ultra Smoky Lipstick e abbiamo appunto da una parte il rossetto fatto così, è un nude, anche questo è un bel colore, e dall'altra abbiamo il pennellino. Tra l'altro va insieme alla matita, che è questa qua, ed è appunto Ultra Smoky, anche questa è la 020. E quindi niente, mi è piaciuto il fatto che quest'anno Trendy Tap ha abbinato ai rossetti anche le matite. Questa è una cosa veramente molto utile e che ho apprezzato. I prodotti Trendy Tap, perché a volte me lo chiedete, si possono trovare solamente nei DM. Quindi andate a vedere sul sito del DM italiano, ci sono tutti i punti vendita, andate a vedere quello più vicino a voi. Non c'è modo di prendere su internet, quindi mi dispiace per chi non ha un DM vicino. Comunque alcune cosine di questo calendario le metterò da parte per voi e cercherò anche di mettere nel giveaway solo prodotti del DM, in modo che magari farò in modo di far contento magari qualcuno che il DM non ce l'ha. Altro prodotto molto bello è l'ombretto metallico, il numero 060, è un ombretto molto bello sul verde, ancora non l'ho provato, però il colore mi piace un sacco. Poi ho trovato due illuminanti, allora uno è questo con scritto Merry Christmas, le cialdine sono degli illuminanti, sono fatte apposta per il Natale, è il numero 2220 dovrebbe essere. Ed è un bellissimo illuminante, veramente molto bello. L'altro illuminante invece è il... No, 220 è un'altra cosa perché c'è scritto... Il numero non lo so, comunque. L'altro illuminante invece è questo, con un cervo disegnato, e questo tende un po' al lilla. E infatti non so se lo utilizzerò o no, devo un attimo vedere poi com'è sulla pelle. Comunque, molto bello, mi piace anche molto la cialdina. Poi ho trovato, allora, altri tre prodotti per le labbra e sono un Waterproof Lip Color, questo qua, fatto così, appunto, come vi dicevo, sono tutti nude. Io credo che, siccome anche qua questi li ho swatchati, uno di questi andrà a mia sorella. E poi il Nude Pen Matte, il numero 015, che invece è fatto così, sono dei colori simili, questo un pochino più scuro, questo un pochino più chiaro, ma siamo lì. E abbinato a questo qua abbiamo anche la matita, la 205, ed è fatta così, di quelle matite automatiche, sono quasi tutte automatiche mi sembra, comunque questi qua. Poi abbiamo un Ultra Slim Kajal, questo qua è il numero 040 ed è proprio un argento, utile, non so quando lo utilizzerò, però ci può stare. Sono contenta di aver trovato questo così automatico con la punta molto fine, perché lo scorso anno trovai un eyeliner che argentato, che però sembrava un uniposca, cioè faceva un tratto spessissimo, veramente sembrava un uniposca, e ho dovuto buttarlo perché era veramente inutilizzabile, e sono contenta invece di aver trovato questo qua sottile, così magari lo provo. Poi ho trovato anche dei prodotti per le unghie, allora ho trovato la cera per le unghie e le cuticole, che ancora non ho utilizzato, e poi ho trovato vari smalti. Allora, due smalti li metterò nel giveaway. Questo è uno smalto matte che non ho aperto, ma che dalla colorazione vedo già che su di me starebbe malissimo, perché è troppo chiara e io già sono chiara. È lo 004, è un colore secondo me bello, però appunto a me non sta bene, quindi lo regalerò a voi. Poi ho trovato questo qua, il numero 143, che è un oro, che darò a voi perché io ho già questo colore. Un colore bellissimo, con scritto proprio Christmas, quindi pensato proprio per il Natale, infatti non ha numero, è questo qua, che è un verde con all'interno tutti dei brillantini, è veramente un bellissimo, bellissimo colore. Poi ho trovato questo qua, che è con i glitter 040, praticamente è base trasparente e glitter viola, molto bello. Poi abbiamo un colore strano, che all'inizio
ho storto un po' la bocca, poi l'ho provato sulle mani e a me piace tantissimo. Double volume, volume e shine, e questo qua è il numero 310, un colore stranissimo che però alla fine a me piace. E poi il colore preferito, perché è appunto nei range di colori che a me piacciono di più per quanto riguarda gli smalti, è UV Power Gel, il numero 090, che è questo, ed è proprio un bel fucsia acceso. Nella foto mi sembra sia venuto più sul rosso, invece è proprio più un fucsia, ed è veramente molto molto bello. Bene, quindi queste sono state le cose che ho trovato nel calendario dell'avvento Trendy Tap. Fatemi sapere se voi l'avete preso e se magari avete trovato altre colorazioni, perché da quello che ho capito il Trendy Tap nel calendario dell'avvento in ogni casellina mette una tipologia per tutti uguali, però i colori cambiano. Ad esempio il rossetto shine, io ho trovato lo 030, magari in un altro calendario a quella casella c'era il rossetto shine, però era, che ne so, lo 020. Quindi fatemi sapere se avete trovato gli stessi colori, se questo calendario vi è piaciuto e al limite che calendari dell'avvento avete ricevuto o acquistato quest'anno. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!